Grazie, un saluto particolare alle autorità di governo presenti e un ringraziamento al dottor Agostini, direttore dell'agenzia, per il gradito invito a questo interessante convegno. Sono naturalmente molto lieto di poter intervenire e di poter condividere alcuni spunti di riflessione su un settore che sta rivoluzionando in maniera molto significativa interi comparti dell'economia, del nostro modo di vivere, di lavorare, di muoverci e di comunicare, così come è stato già più volte richiamato stamane, soprattutto con riferimenti a questa drammatica emergenza che abbiamo vissuto e che in parte ancora stiamo vivendo. E le tecnologie spaziali e digitali sono una leva molto importante per un salto in avanti, sono un racconto di innovazione e di progresso di cui fino ad ora conosciamo solo l'incipit. C'è ancora molto da comprendere, da esplorare per sfruttare meglio tutte queste potenzialità. Ma possiamo essere al tempo stesso orgogliosi nel riconoscere come l'Italia sia per una volta veramente protagonista di questo racconto a livello globale. Oggi noi stiamo parlando di un'Italia innovativa, di un'Italia dinamica, di un'Italia che sa cogliere anche le opportunità che rivengono da un settore sempre più centrale per uno sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori. E sa mettere al servizio delle istituzioni, e in questo Leonardo, se mi è consentito una chiosa, appartiene al perimetro dell'istituzione, a tutto tondo, non solo per il fatto di essere partecipata in maniera significativa dal MEF, ma proprio per quella che è la missione che a Leonardo è affidata. E quindi mettere al servizio delle istituzioni per una gestione più efficace e efficiente della cosa pubblica. Richiamo e ricordo temi che sono stati accennati, la pianificazione territoriale, il monitoraggio delle infrastrutture critiche, l'aggiornamento continuo delle mappe del rischio idrogeologico, il controllo del territorio ai fini del law enforcement. Queste sono solo alcune fra le tantissime aree di attività in cui lo Stato e l'azione, meglio, dello Stato può essere potenziata grazie a tecnologie spaziali e digitali, in particolare quelle legate alla geoinformazione. E in questo contesto, per venire a quello che è il tema, venire in maniera più ravvicinata a quello che è il tema dell'incontro di oggi, del convegno di oggi, la gestione del patrimonio demaniale del nostro Paese, che è stato ricordato essere un asset unico di un valore inestimabile, è un ambito certamente di elezione per l'impiego di queste applicazioni che utilizzano dati e segnali satellitari sia di osservazione che di posizionamento che di comunicazione. Sono veramente infinite le applicazioni, mi riferisco al territorio naturale, quindi il monitoraggio per esempio dei parchi, della vegetazione, delle coste, dell'intero territorio demaniale sia marittimo nazionale. Individuazione e soluzione di eventuali anomalie, come è stato richiamato dal direttore Agostini, come la costruzione di immobili in aree protette o la comparsa di discariche abusive. Ancora, il patrimonio infrastrutturale, artistico e culturale. Anche qua queste tecnologie possono offrire tantissimo quale protezione per quelle che sono le testimonianze più importanti della nostra storia, della storia della nostra civiltà. Vera ricchezza del Paese, quindi pensiamo al Colosseo, ai campanili di Venezia, verificare la stabilità di edifici scolastici, ospedali e altre infrastrutture nevralgiche. In tutti questi contesti, quindi, le tecnologie satellitari e digitali
In particolare è stato richiamato le tecniche interferometriche o la change detection possono fare veramente la differenza. E quindi possono supportare abbondantemente l'Agenzia del Demanio anche in un altro ambito non meno rilevante, che è quello della valorizzazione del patrimonio affidato anche in un'ottica sociale ed economica. E un esempio fra tutti, la creazione di gemelli digitali degli edifici, qualcosa che non è più avveniristico, è attuale, che replicano appunto questi modelli in modo fedele i dati sulla geometria, sui materiali, sulla struttura portante e sulle caratteristiche tecniche. E questa è un'opportunità che consente di gestire e mantenere gli edifici realizzando delle economie sia di tempo che di risorse finanziarie. Quindi in questo contesto è veramente essenziale il ruolo dell'industria. In questo campo, mi piace ripeterlo, l'Italia vanta una solida tradizione, competenze e capacità di assoluta eccellenza, non stiamo veramente dietro a nessun altro. Per venire a Leonardo, Leonardo controlla un po' tutta quella che è l'intera catena del valore in ambito spaziale. Il campione nazionale dell'aerospazio, difesa e sicurezza opera attraverso diverse linee, Airborne Space, che produce sistemi robotici e payload all'avanguardia. Ricordo ancora la joint venture della Space Alliance, quindi Telespazio e Thalesa Alenia Space, che sono responsabili rispettivamente dello sviluppo e della gestione dei sistemi di terra, delle operazioni dei servizi satellitari, la prima, e della fabbricazione dei sistemi satellitari e infrastrutture orbitali, la seconda. La partecipazione in Avio, IGEOS, una partnership pubblico-privata fra l'Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio, che è dedicata specificamente ai servizi di geoinformazione. In questo contesto Leonardo rappresenta oltre l'80% dell'industria spaziale nazionale italiana. Ma l'eccellenza italiana non si limita solo alla grande industria, ma riguarda anche tante piccole e medie imprese, tante start-up che si sono affacciate con successo a questo mercato grazie a qualità quali la dinamicità, l'intuito, l'intraprendenza e quant'altro. E qua c'è veramente da svolgere un grande lavoro di squadra a livello nazionale, e questo in particolare grazie al ruolo di supporto e promozione svolto per oltre 30 anni dall'Agenzia Spaziale Italiana attraverso quelli che sono stati gli indirizzi e i programmi nazionali e la partecipazione ai programmi europei, ai programmi dell'ESA. Risorse messe anche a disposizione, devo dire, qua con generosità da tutti i governi che si sono succeduti, e questo forse è un caso quasi più unico che raro fra tutti i settori industriali nazionali. È ancora una interazione che è necessaria ed è stata necessitata fra il mondo della ricerca e l'impresa, che ha portato allo sviluppo di tecnologie assolutamente innovative. Insomma, il settore spaziale veramente ha aperto infinite opportunità per migliorare quella che è la vita e la sicurezza del nostro pianeta. Questo non può essere un punto di arrivo, ma deve essere semplicemente un punto di partenza. Per concludere, mi richiamo non casualmente a un grande italiano, scienziato e artista, che è Leonardo, che cominciò a interrogarsi, no, sulle misteriose leggi che muovono la natura e la rendono una macchina perfetta e armoniosa. E diciamo che lui è un innovatore ante litteram, che è stato capace di indagare, di sperimentare
qualche secolo fa, qualche secolo prima di noi, capace di innovare e anticipare i tempi. 500 anni dopo sappiamo che molte di quelle intuizioni erano fondate e sono alla base di tecnologie e servizi innovativi. Quindi riscopriamo, questo è l'invito, questo spirito rinascimentale, uno spirito ottimista, uno spirito aperto all'innovazione, che sicuramente questa sarà la miglior risposta per affrontare la complessità di un mondo quale quello attuale. Grazie.